Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretti Acquesio. Siamo con Gian Piero Grossi, presidente dell'associazione Geometri Media Valle del Tevere, tra le associazioni che hanno organizzato questo bel convegno all'Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi per parlare del geometra del futuro. Lei ha detto questo è un incontro importante perché siamo su un istituto CAT, quindi con le nuove generazioni di geometri, una professione che sta aprendo sempre a nuovi ambiti con sempre nuove tecnologie. Buongiorno a tutti, praticamente la sostanza è questa, il geometra del futuro è il geometra innovativo, il geometra che ci permette poi di percorrere palcoscenici importanti per la nostra professione. È una figura professionale, la nostra, che sta cambiando radicalmente nell'approccio con gli utenti, nell'approccio con le istituzioni, ma soprattutto il nostro istituto Ciuffelli CAT qui a Todi ci offre una professionalità e un parco docenti di un certo livello professionale. Noi ci auguriamo che questa nostra iniziativa sia di auspicio per le nuove generazioni, per i nuovi giovani, su cui noi come associazione Geometri Media Valle Tevere ci stiamo investendo quotidianamente energie e tempo, ma soprattutto ci auguriamo che la nostra figura venga compresa, venga tra virgolette accettata da tutti i cittadini e da tutti, soprattutto i futuri studenti che vogliano intraprendere questo nuovo percorso scolastico. La nostra professione è una professione ricchissima, una ricchissima di tematiche, ricchissima di varie sfaccettature a livello professionale, ci permette nell'ambito del lavoro di svolgere tante professioni, quindi credo che questo debba essere molto compreso in tal senso da tutti quanti e quindi per il futuro abbiamo buone speranze. Recentemente il terremoto siamo stati molto vicini come categoria al terremoto e questo ci fa onorare della nostra categoria. Antonio Benvenuti, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, oggi qui a Todi per parlare del geometra del futuro, ecco, una professione in continua evoluzione, ma ecco, di cosa si occuperà, come sarà il geometra di questo nuovo millennio? Beh, certo, il geometra si deve poter innovare, rinnovare e adeguarsi alle sfide che vengono riservate dal mercato. E in questo ovviamente è doveroso un aggiornamento sotto il profilo culturale, di istruzione, scientifico, il mondo universitario, una crescita, una connotazione ben precisa del ruolo che il geometra ha nella propria attività di lavoro. Presidente, parlando della figura professionale del geometra, del suo futuro, della sua evoluzione, lei ha detto che quella del geometra non è solo una professione tecnica, ma sociale per tanti motivi, tra cui la diffusione in tutto il territorio, anche nei più piccoli comuni, e anche per quel rapporto con il cittadino e anche per gli ambiti sempre più vasti in cui opera. Sicuramente sì, è una professione tecnica antica, ma è anche una professione che ha avuto sempre un ruolo sociale di affidamento e di fiducia che i cittadini gli hanno riconosciuto. Non c'è famiglia che almeno una volta nella vita non si è rivolta a un geometra, ma la figura tecnica del geometra, come altre figure professionali, è in evoluzione, in cambiamento, è il cambiamento tecnico e tecnologico che utilizzano, ma anche quello dei percorsi professionali e le opportunità che vengono date ai più giovani che si iscrivono ai corsi di scuola secondaria superiore e la volontà di arrivare ad una laurea triennale con il disegno di legge che è in discussione il Parlamento va a qualificare questa figura professionale di cui continuiamo ad aver bisogno come paese, che continuiamo ad utilizzare operativamente sia nella pubblica amministrazione sia nelle libere professioni e che fa da supporto in un lavoro multidisciplinare anche alle altre figure tecniche che sono in gioco come gli architetti, gli ingegneri, i geologi. Quindi oggi siamo venuti anche a dire che la regione è in campo a fianco per l'attività formativa dei tirocini oltre che quella più specifica del settore, in questo caso e in questi mesi, della protezione civile e anche della ricostruzione.
Questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arete Acquesio, torna puntuale tra un'ora.